Salve a tutti, o nostri affezionatissimi e rari amici, e bentornati al dibattito numero 15 di Titanic stavolta. Allora, di James Cameron, non un Titanic qualsiasi. Qui sicuramente abbiamo di che dire. Di beccare. Perché sicuramente tu hai un'idea diversa dalla mia, vuoi esporla? Tanto io ho solo insulti per questo film. Bene, per me è un film veramente spettacolare, cioè, tralasciando diciamo la storia d'amore che più o meno, anche senza quella il Titanic sarebbe comunque affondato, e quindi diciamo tralasciando quella il film è spettacolare sotto ogni punto di vista, cioè mai visto un colossal di quelle dimensioni secondo me, e poi diciamo tutto il lavoro che c'è stato di produzione, pre-produzione, cioè prima pre-produzione, produzione e post-produzione, secondo me è stato proprio immenso dopo, mi sa, 5-6 anni di... Che ti ridi? No, non mi spiego. Allora, solo questo da dire, così basta. No, volevo dire anche che ci hanno messo tipo tanti anni per realizzarlo, cioè quasi 10 anni per realizzare un film di questa portata. Ah, sì? 10 anni di realizzazione ci hanno messo. Dall'86 sono messi a lavorare a sto film. No, dal 91 mi sa. È uscito nel 96. 5 anni allora. 5 anni all'incirca, sì. Comunque ci hanno messo abbastanza per realizzarlo, perché dovevano realizzare da zero tutto il Titanic in dimensioni naturali. Poi forse ho letto male, mi pare che abbiano realizzato solo metà nave, metà nave, il resto sì. Era tutta computer grafica. Sì, sì. E, io la vedo diversamente, cioè io riconosco che è un bel film, per carità, non mi sogno di dire che non sia un bel film. La qualità tecnica è... Però sarà forse l'argomento che non mi interessa, però... Non so, per me incentrare così tanto il film sulla storia d'amore... Sì, infatti ho detto senza storia d'amore il film... Cioè, senza storia d'amore il film sarebbe stato una figata allucinante. Sì, ma comunque il Titanic senza anche la storia d'amore sarebbe lo stesso affondato. Cioè che loro poi siano dei passeggeri che si devono salvare è un altro conto. Sì, però voglio dire, vuoi farci stare la storia d'amore? Ci sta. Ma non enfatizzarla così tanto. Cioè, io... Ti posso dire che... Troppo smielata alla fine. Ci sono moltissime persone che se tu gli chiedi qual è la cosa più triste di Titanic... La morte di Jack. Ti dicono perché è morto DiCaprio. No, io mi dispiace... A me dispiace di più delle 2200 persone che sono morte, più che altro. E dico, beh, ma qual è la scena più terrificante che hai visto? Quando Jack affonda... Io mi sono accorto di essere uno dei pochi al mondo che ha notato un'inquadratura terrificante. Quella del bambino congelato. Cioè, la mamma congelata con il bambino in braccio. Con un neonato congelato. È terribile! Cioè, proprio... Dici, ma cioè, tu, ti manca perché è la scena dove... Stanno vedendo i cadaveri. Poi si vede Rose che chiama sta con il fischietto, i soccorritori. E vedi i soccorritori appunto che con stanno... le torce illuminano, e vedi sta povera mamma col bambino appena nato, congelati. Ti giuro, a me sale un magone quando vedo quella scena. E nessuno l'ha notata. No. Io sì. Tu hai beccato gente intelligente, io ho parlato tanta gente. No, tutti quelli che conosco dicono quello che hai detto tu, Jack che muore. Cioè ma cazzo, ma non l'hai notata sta scena, li mortazzi tu, cioè non tu, tua di chi è? Cioè ma cazzo, ma vabbè ho capito che è morto DiCaprio, ma vaffanculo a DiCaprio, cioè. Tanto quella è una persona, però il bambino congelato, chi te lo toglie dalla testa, me lo ricordo vivido come ricordo. Io ti dico, quando sono andato al cinema, a parte che mi hanno costretto ad andare a vederlo. Ah, sono andato anch'io a vederlo al cinema, tu direi come? La versione 3D, ovviamente. Vabbè, grazie. 10 anni dopo, quando è stata? Nel 2012. No, perché faceva il centenario la tragedia. Però ho capito, il problema è che... cioè, io ti dico, ero talmente annoiato al cinema che quando... Infatti, ho fatto anche una supercazzola, praticamente una zingarata, perché quando c'era proprio la scena
proprio topica, no? Cioè, vedi il DiCaprio lì Che che affonda, affonda. no? Tutti là che quasi Sì, ma piangevano. no, ma quando andai a vederlo io proprio c'era un fiume di Sì. lacrime proprio nella sala. Io nel buio della riservatezza del dolore, ma proprio urlato con tutto il fiato che avevo in corpo. Ovviamente, Tutti si girarono. non mi sono mai sentito più un vincente come in quel momento. No, perché appunto io Proprio quando. aver rovinato la scena del Ma la cosa che mi dà fastidio è che nel 2012 ormai l'hanno visto fino alla morte Titanic, no? E tutte le ragazze, tutte le donne che stavano in sala, la sala era strapiena, cioè proprio addirittura hanno dovuto fermare la gente ad entrare perché eravamo troppi. Tutte le donne piangevano. Beh, ma Lo purtroppo so, DiCaprio. Titanic è un film. Sentimentale, più che Titanic è un film che ormai l'hanno fatto diventare. altro. Il DiCaprio, secondo me, L'hanno non è fatto neanche di più il diventare un DiCaprio. film d'amore, cioè come Via col vento. Non te ne frega un cazzo. Cioè, la cosa assurda, sai cos'è? È che allora Cameron magari voleva mettere come condimento la Della storia tragedia, d'amore. però mi sa che Invece l'hai le spiegato male. persone hanno capito che il film fosse d'amore e che il E Titanic Titanic era fosse il di condimento. contorno. Non hai capito che dovevi invece guardare la tragedia e E non la storia poi d'amore. magari, vabbè, la storia d'amore ci può stare, però c'è da dire una cosa. Credo che l'abbia visto anche tu, il meme che mi ha fatto più Ah, ridere. quello di. Dove vedi, probabilmente preso da un altro film, c'è DiCaprio davanti al computer, cioè vedi DiCaprio davanti a uno schermo e c'è Kate Winslet che fa: che cosa dicono Jack? E lui: che sei stato un po' stronza perché c'era spazio anche per me su quella zattera. No, perché effettivamente ci stavano in due lì. Sì, Sarebbe però sai, probabilmente un po' hanno fondato. pensato che il peso di entrambi faceva Affondarli. affondare l'acqua, però cioè, non lo so. Ma poi anche se si fossero salvati, ma che cazzo me ne fregava che si salvavano loro due, cioè onestamente non. Boh, Era più non. triste vedere tutta quella gente morire in una Sì, cioè, tragedia. per me che si salvassero entrambi non mi cambiava nulla. E invece ho. C'è da dire una cosa che il cattivo, Madonna, il cattivo, ecco Billy lì, Zane. Billy Zane si chiama l'attore. no, Rupert Ma chi stai dicendo tu di Everest di quali? Titanic, Sì, ma di cosa? Della storia d'amore o della. no, il cattivo, il fidanzato di Rose, quello ricco, che è Rupert No, l'attore si chiama Billy Zane. Everest, no, è Rupert Everest, fidati. Non ci crede. Vediamo su. Lo so perché lui è la base su cui hanno fatto Dylan Dog. Everett. Everest, non mi ricordo. Vedi che è lui quello di Titanic? Ma non è lui. Ti sta a confondere. Cioè, se scriviamo Titanic. Sì, fai prima a scrivere Titanic. Qua, io l'ho visto 10.000 volte e non è qua. Ma non c'è neanche in Titanic. Cioè, quello è bello. È questo quello che dici tu. Voglio, perché no, io lo, cioè, Madonna, Questo è vabbè. Billy Zane. Lo sta. E Questo è non Billy è lui. Zane. È Billy Zane. È senza capelli, però era con i capelli nel film. Fammi capire che, cioè, possibile che mi sbaglio? Sì, possibilissimo che mi sbaglio. Sì, è probabile. E allora, Rupert, che cazzo è? Non so dove l'hai visto tu. No, Aspetta, ma mo ti faccio vedere quello che dico io. Titanic film 97, ok. Vedi? Eh sì, è Willy Zane. Vedi? E Rupert Everett, che cazzo è allora, scusa? E non lo so, tu l'hai detto. L'hai detto tu a caso, non. Ecco, questo è Billy Zane in. Cioè allora che cazzo è questo? Billy Zane in Titanic. Il cattivo, insomma. Allora scusami, adesso voglio vedere che cazzo è Rupert Everett. Perché ho sto nome in testa, che cazzo è? E che cazzo è questo? E tu hai detto Rupert Everett, no? Scusate un attimo, ho un trip mentale mio.
Cioè, perché conosco sto stronzo? L'hai detto a caso, non so, vedi i film che ha fatto, sicuramente l'hai visto. Ah, ecco perché lo conosco. Il film di Dylan Dog. Che c'entra con Titanic? Perché a me piace Dylan Dog, ho visto il film e mi pareva che fosse lui che avesse fatto. Perché io chiamavo Rupert Everett, quello che in realtà si chiama Billy Billy Zane. Zane, che tra l'altro sta anche in un altro film, Che ma il bello non si somigliano minimamente, non so neanche come hanno mai. fatto. Ho visto 10.000 volte, era Billy Zane, lo sapevo che era lui. In effetti sì, quello è l'unico film che. Ok, niente, mi sono intrippato io. Comunque, quel cattivo lì è. Cioè, comunque il discorso. Ho Sì, sbagliato ma attore, ma il discorso il discorso c'era. vale comunque. Cioè, è un cattivo che ti mette ansia. Madonna, è cattivi. Cioè, e sì che anche ricco dovrebbe essere un gentiluomo. Sì. Cioè, si veste impeccabile. Ma è cattivo! Ma è cattivo fino dentro l'anima. È qualcosa di Però se fottutamente. noti alla fine, tutti diciamo la storia d'amore, se noti, è proprio la storia dei Promessi Sposi. È Sì, per carità, identica. però. Cioè, pensa che il tipo è talmente cattivo che non lo vedi neanche morire. Cioè, Sì, non hai infatti si neanche. salva. Sì, non hai neanche la soddisfazione di vederlo morire. Perché po però poi dice che muore. Cioè dice che la, poi se senti la Rose anziana dice durante la narrazione, dice si infilò una pistola in bocca durante il crollo della borsa del 29. Ah no, questo non mi era sfuggito. Quindi diciamo in un certo senso muore alla fine, però dopo essersi salvato dal Titanic. Vabbè, perché magari sarà. Siccome era attaccato solo ai E i soldi, soldi, sarà giustamente diventato durante la povero. borsa del 29 è successo questo. Vedi, sono piccoli particolari che se non noti. C'è da dire però che è proprio nella scena iniziale dove i sommozzatori vanno Vanno giù, giù. quello è il vero Il vero Titanic. Cioè, hanno Titanic. fatto le scene, le riprese subacquee del vero relitto del Titanic. Che poi, Titanic. tra l'altro, James Cameron dal 1980 più o meno, quando doveva ancora realizzare Aliens, faceva queste immersioni per vedere il relitto del Titanic e lo stava studiando. Infatti, lui aveva sempre sognato Cameron di fare un film sul Titanic e ci è riuscito. E poi c'è da dire che molti non lo sanno e purtroppo non si trovano più su YouTube, ma si trovano sul sito che adesso vi dico. La scena eliminata? No, No? una cosa che adesso ti faccio vedere perché ce l'ho qui nella chiavetta. C'è un sito di doppiatori professionisti siciliani che nel tempo libero Hanno doppiato. ormai. Il sito è stato non chiuso ma abbandonato, cioè come Steamworks, cioè puoi ancora scaricare roba, ma Però stanno ancora lì. sono anni che non fanno più niente, no? Sti qua hanno fatto vari doppiaggi, ovviamente volgari, Volgarissimo. di vari film, tra cui Matrix, Titanic, Titanic. e ovviamente sono tutti fatti tipo loro sono siciliani, quindi Matrix è diventato Bedda Matrix, sai che c'è Bedda Macia, no? Oppure appunto Titanic è diventato Butanic. Ah. Ma guarda, ti giuro, adesso te li faccio vedere, tanto tutti insieme sono 6 episodi e durano 20, neanche 20 minuti, Sì. tutti e 6 insieme, non ognuno. Ti giuro, ridi da matto. Cioè, veramente ragazzi, allora il sito è www.sitoesaurito, mi pare.net. Comunque scrivete sito esaurito su Google, sito esaurito, lo trovate subito, andate sui ridoppiaggi, Butanic dovrebbe esserci. Ragazzi, vi giuro, ridete come poche cose al mondo, anche perché per esempio ti faccio un esempio, loro non solo lo hanno ridoppiato, ma lo hanno anche cambiato. Ah. Tipo, sai quando c'è la scena di Caprio che dice scusa, posso avvicinarmi che devo buttare Il la cicca, sigaretto, sì. no? Lui che butta la cicca. Poi non so come, ma quando butta la cicca hanno messo tipo una voce che sembra provenire dal basso. Che senti? Ma che spacchio è che mi butto la sigaretta? Sta che ci
c'è il pescatore nell'acqua e DiCaprio che aveva centrato tra l'altro la sua cappella con la sigaretta. E allora, e stessa scena poi l'hanno ribeccata quando c'è la gara di tipo scaracchio, no? Che loro dicono che c'è questo pescatore che pesca davanti al Titanic, no? E poi te la faccio vedere, loro de devono sputare sulla cappella di questo che si sta masturbando. C'è Jack che sta insegnando a Rose come Come sputare, sputare. sì. Allora, vedi, tu mi prendi la mira e puh, vedi come un gagliai e senti il pescatore, bastardo! Poi ci prova Rose. Fa bottanazza! Adesso te lo faccio vedere, fa spaccare dal ridere. E, è un po' volgare, ma vi assicuro che fa morire dal ridere. Anche perché questa te la dico perché non credo si capirebbe. Il Titanic Non si chiama Titanic. non affonda Ah, non per, affondo. no, affonda, ma non per lo scoglio. Ah, è per cosa? Praticamente. Sai la scena della cena dove c'è Oh, Jack? no. Praticamente loro stanno mangiando fagioli. Ah, allora l'ho visto quel pezzo, allora. Io quel pezzo lì l'ho visto. Quello dei fagioli me lo ricordo. Esplode per una scoreggia. Giuro, adesso lo guardiamo che Quel pezzo lì me lo fa ricordo. spaccare da ridere. Ma ragazzi, se lo trovate scaricatelo perché fa spaccare dal ridere, cioè dura pochissimo, sono 6 episodi e ogni episodio dura al massimo 2 minuti, 2 o 3 minuti, ma guarda, comunque ragazzi, in conclusione, come concludiamo, come mungiamo questo dibattito? Che più o meno siamo d'accordo, senza la storia d'amore il film sarebbe funzionato comunque, Quindi, perché il Titanic ok. sarebbe lo stesso affondato. Quindi siamo d'accordo che la storia d'amore era perfettamente inutile e ancora, scusa, questa in Sì. chiusura dobbiamo dirla, ancora più inutile era la scena di sesso. Ah, infatti sì, Ma giustamente. perché? Perché tu devi scopare in una nave che affonda? Però aspetta, non è che hanno scopato mentre affondava No, la no, prima. nave. Ah sì, l'hanno scopato prima. Vabbè, comunque. Ma perché lei a un certo punto gliela dava? Non mi ricordo più. Cioè, lei dal Perché si era niente gliela dà innamorata. così Perché al si era volo. innamorata Quindi di amava tanto Billy Zane se l'ha data infatti. subito a un... Vabbè. Insomma, A un ragazzino. guarda... Che poi tra l'altro dicono nel film che hanno 17 anni. Cioè, non è vero che hanno quell'età, però nel film intervengono dei ragazzi di 17 anni. Dove l'hai letta sta cosa? C'è scritto, se vai su altri siti tipo un po' più importanti, c'è scritto a 17 teenager. Ma sai che forse può essere che allora mi spiego anche perché la madre o chi per lei la controllava a vista, quindi adesso mi Sì, anche spiego un po' di se in cose. realtà non dimostrano l'età che dicono, cioè dicono Vabbè, che 17 c'entra anni. anche in Beverly Hills 90-200D che tu forse neanche hai mai Sì, no, visto. forse un episodio l'ho C'erano visto. trentenni che interpretavano le parti di Anche Big Bang sedicenni. Theory. No, lì non si interpretano sedicenni, interpretano trentenni dei quarantenni. Però sì, Quindi. capita a volte che fai fare le parti a gente più grande. E comunque, ecco ragazzi, dai, abbiamo parlato di Titanic, quindi Con andate a questo vedere Butanic e la parodia. andate... Ciao! Ciao.